Il 22 novembre è la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Per ricordare Vito Scafidi e tutte le vittime, benvenuti in Italia, Fondo Vito Scafidi, Rete di Libera Piemonte e Associazione ACMOS hanno organizzato una marcia per le vie di Torino. Un momento importante per allievi e studenti per riflettere sui temi della sicurezza nell'edilizia scolastica, della prevenzione dei rischi e della sostenibilità attraverso attività didattiche, momenti di discussione e di sensibilizzazione. All'iniziativa, per la città metropolitana di Torino, hanno partecipato la sindaca Chiara Appendino e la consigliera delegata istruzione, formazione e orientamento scolastico Barbara Azzarà. E siamo qui oggi per ricordare un ragazzo, un momento difficile della nostra storia, perché diciamo che eventi di questo genere non dovrebbero mai accadere nel nostro paese. Purtroppo dobbiamo prenderne atto e allo stesso tempo dobbiamo lavorare tutti insieme perché questi eventi non accadano più. La città metropolitana deve, insieme agli altri enti locali, rendersi diciamo partecipe del dolore di questa famiglia, di questi ragazzi, ma allo stesso tempo deve riuscire a trovare la modalità per non trovare più, per non trovarsi più in, diciamo, in questa situazione, perché errori che sono stati anche giudicati poi dalla magistratura non devono essere più compiuti da nessuno. Ovviamente il tema degli interventi nelle scuole, la sicurezza nelle scuole è un qualcosa di prioritario per l'intero paese, ciascuno a cascata nelle proprie responsabilità rispetto agli enti che rappresenta, però deve essere una priorità dell'intero paese, dal governo alla regione, alla città metropolitana, all'ente locale.